Colpo d'occhio, rubrica di fatti e persone ideata dalla scrittrice e opinionista Laura Guizzardi con la collaborazione del periodico Taccuino Centese nella versione TC100 Web TV. Per la giornata della disabilità è in compagnia, già ospite di Laura e di Colpo d'occhio perché vincitore del premio Aquilone 2020, di Marco Campanini. Con Laura parla del suo libro dedicato al disabile per aiutarlo a districarsi tra le pieghe di una burocrazia sempre più soffocante. Ringraziamo i nostri sostenitori che rendono possibile la pubblicazione della seguitissima rubrica e sono. La puntata, ricordiamo, è stata registrata prima delle nuove disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza Covid-19. Buona visione! Grazie di essere qua alla puntata di Colpo d'Occhio. Oggi con noi Marco Campanini, che è nel nostro salotto perché è uscito il suo terzo libro, Buone pratiche per gli enti locali sulla disabilità, che è un libro che è diretto a chi, Marco? Questo libro principalmente si rivolge ai consiglieri comunali, agli amministratori della cosa pubblica, e vengono indicate nel libro tutte le buone pratiche per rendere inclusivi il proprio comune, per far sì che il proprio comune sia accessibile universalmente a tutti. È un libro comunque che si rivolge sì, principalmente ai consiglieri comunali, ma anche in realtà alle associazioni di categoria. Ecco, ma prima di parlare del libro, chiediamo dove si può comprare. Sì, allora il libro attualmente, essendo un libro autoprodotto, è disponibile esclusivamente sulla piattaforma Amazon, sia in versione digitale che cartacea. Dunque ci sono sia questo libro sia gli altri due libri che tu ovviamente hai già sviluppato negli anni precedenti. Sì, infatti io ho realizzato una collana di tre libri dedicati alla legislazione sulla disabilità, che in qualche modo analizzano diversi aspetti. Il primo libro, l'ho già ripetuto anche in altre occasioni, è un manuale rivolto alle persone con disabilità per autodeterminarsi e conoscere i loro diritti. Il secondo, verifica le disfunzioni sulla legislazione in Emilia Romagna, e questo, quello più propositivo, che è destinato agli amministratori pubblici e contiene un elenco proprio di buone pratiche che sono adottate nei comuni più virtuosi. Allora io ti chiedo, cosa dovrebbe fare un amministratore di un comune per agevolare la vita di una persona disabile?
Beh, io ritengo che il dovere di un amministratore pubblico sia esplorare nuove vie, nuovi orizzonti. Adesso ho sempre considerato la loro attività come un'attività in cui devono anche slegarsi dai dogmi originari, essere un po' come dei pionieri, degli esploratori di nuovi modi di pensare per agevolare sempre e migliorare la vita dei cittadini, della collettività alla quale loro si dedicano dopo l'attività lavorativa, comunque. Dunque, diciamo, questo libro è un approfondimento e anche un sostegno, diciamo così, per l'intera comunità. Allora, che messaggio finale vuoi dare agli amministratori? Concentrarsi anche sui più fragili in questo periodo in cui c'è il coronavirus. Comunque abbiamo visto che molte persone, chi ha una persona con disabilità in casa, è stato particolarmente pregiudicato. Allora, le misure contenute nel libro sono delle misure in qualche modo atte ad agevolare la vita, allora, di tutte le persone con disabilità, ma complessivamente di tutti. Sono delle misure particolarmente innovative infatti il libro è poi anche diviso in due parti. Da un lato, perché quando le amministrazioni pubbliche, quando molto spesso vi sono degli aspetti nella vita della persona con disabilità che non vengono presi in considerazione Con con la la dovuta dovuta equità. attenzione dalle amministrazioni pubbliche. Il mio libro proprio contiene, va proprio a trovare appunto delle buone pratiche che riguardano tutti gli aspetti della vita di una persona disabile, perché poi la disabilità è multidimensionale, per cui allora, infatti allora, una disabilità di una persona investe tanti aspetti della sua vita, dalla vita di relazione all'autonomia. Io in particolare nel mio libro ritengo che la parte più importante sia la prima parte, che è quella dedicata sostanzialmente all'autonomia e all'indipendenza, Autodeterminarsi, sì, quindi sì, questo è un all'autodeterminazione. vocabolo molto forte, una radice molto forte. Sì, infatti è un vocabolo anche che fa riferimento anche alla capacità volitiva, cioè di poter compiere delle proprie scelte, cose che una persona con disabilità deve sempre comunque far conto su altri, non può personalmente compiere delle scelte, deve comunque in ogni caso chiedere l'aiuto di altre persone. E la rete dei servizi in alcuni casi molto spesso è carente, per cui allora, il libro si rivolge innanzitutto ai disabili pertanto gravi, gravissimi, dove è importante l'assistenza domiciliare e Dimmi una l'assistenza. cosa, Marco, io sono un po' ignorante in questo. Diciamo, i disabili gravissimi, cosa si intende? Molte persone ovviamente non lo sanno, ecco. Allora, i disabili gravissimi sono quei disabili che necessitano di interventi H24, per cui necessitano Di assistenza. di più assistenza specialistica. In molti casi possono essere delle persone completamente allettate, per cui essi necessitano maggiormente di assistenza domiciliare, di cura e di igiene allora, della persona, ma anche di altra
più che altro dell'assistenza personale, dell'assistenza personale di persone che li aiutano appunto a compiere le proprie scelte, perché loro, anche loro hanno diritto di compiere, di poter vivere anche con tutte le limitazioni che hanno, comunque una vita che non sia limitata è Certo. solamente l'aspetto anche sanitario. Perché molto spesso ci si dimentica che anche queste persone hanno quindi dei Dei diritti, e del diritto diritti, di rimanere a vivere innanzitutto all'interno del proprio domicilio. Poi va bene, il libro si rivolge anche alle persone con disabilità meno grave, che hanno un determinato grado di autonomia, ma necessitano anche di interventi più sull'ambiente dove vivono che sulla persona. Allora, per cui se da una parte c'è la prima parte del libro che è incentrata sulle persone, sui disabili gravi e gravissimi, su interventi proprio inerenti alla persona, la seconda parte riguarda più che altro interventi sulla comunità, Certo. sull'ambiente dove vive, per cui accessibilità dei trasporti pubblici, accessibilità dei mezzi, sì, dei trasporti Di pubblici trasporto. e poi dei luoghi pubblici, Senti, ti enti. facevo una domanda, scusa Marco se ti disturbo, però vedendo che tu hai fatto questi tre libri e anche tu ovviamente sei un ragazzo disabile che tutti i giorni lotti ovviamente in questo mondo. Ti chiedevo cosa ci sarebbe da migliorare per questa categoria a livello proprio pubblico? C'è, ovviamente c'è sicuramente, ma voi che lo vedete, che cos'è che si può migliorare? Ci sono tanti aspetti, ma io ho sempre fatto leva, secondo me, l'aspetto principale è appunto l'autonomia della persona. Se non si dà modo alle persone di essere autonomi, cioè ogni diritto per una persona con disabilità è subordinato all'autonomia. Se viene meno l'autonomia, manca l'integrazione scolastica, l'integrazione lavorativa, l'integrazione sociale. Vengono meno, se una persona non si può spostare dal proprio contesto, se non gli viene fornito l'aiuto necessario per vivere una vita come chiunque altro, dei disabili dicono. Hanno sempre detto nelle manifestazioni che sono venute anche in Italia, comunque, perché comunque vi sono una rete di attivisti così, devo avere il diritto di soffiarmi il naso, il diritto di decidere quando andare in bagno, perché vi sono delle situazioni in cui i disabili tetraplegici o comunque con gravi problematiche. Per loro un assistente personale è indispensabile, Certo. altrimenti se non gli viene fornito, se non hanno una rete familiare alle Però spalle, ovviamente ci sia un grande se, supporto che sì, può. che forniscono grande, sono purtroppo costretti ad essere istituzionalizzati nelle strutture, centri diurni o Certo. strutture residenziali. Che poi l'ONU ha ripreso l'Italia più volte per l'eccessiva pratica di istituzionalizzazione delle persone, quando in realtà si dovrebbe investire sull'assistenza domiciliare. Il libro, Certo. pertanto, è questo, è un modo di concepire l'assistenza alle persone, di concepire un nuovo welfare di comunità che vada al domicilio della persona. Certo. E noi in questo periodo con il Covid ne abbiamo bisogno. Quando vediamo che vi sono anziani che purtroppo sono morti nelle RSA, allora, che sono diventati purtroppo veicolo di contagio, allora a quel punto lì bisogna farsi delle domande se non è ora di investire sull'assistenza domiciliare, e i comuni, gli enti locali possono farlo. Per cui più che altro il mio libro nella prima parte è un invito proprio ad utilizzare queste soluzioni. Allora, vediamo una pagina. Io adesso apro il libro, ovviamente, e c'è un argomento. Accessibilità
accertamenti fiscali a chi parcheggia senza averne diritto nello stallo di sosta riservato alle persone con disabilità titolari del contrassegno unificato disabili europei. Beh, la bella questione è sempre non risolta dell'uso non dell'uso improprio del CUD, cioè il contrassegno unico dei disabili europeo per il parcheggio, il cartoncino azzurro, esatto, che messo adibito davanti all'automobile, alla macchina, per far vedere che la persona che parcheggia è già una persona disabile, così diciamo bene alle persone. Esatto, e molto spesso vi sono dei furbetti. Allora, è stato proposto a Ferrara la possibilità di utilizzare praticamente di effettuare gli accertamenti fiscali a coloro che lo utilizzano impropriamente oppure ad esempio non lo utilizzano parcheggiando sui posteggi riservati alle persone con disabilità. Capita, non dico quasi quotidianamente, ma spesso che i parcheggi delle persone con disabilità siano occupati o temporaneamente davanti ai centri commerciali oppure non temporaneamente oppure anche per diverso tempo, no? Dalle auto, così e capita di dover parcheggiare poi in altri posti se si trova poi il parcheggio. Certo, anche perché ci sono dei parcheggi che ovviamente una persona disabile non è in grado poi di potersi muovere. Esatto, bisogna anche... Avevo letto i parchi gioco inclusivi, Marco. Sì, allora, questo libro... è contenuto l'atto per il quale richiedere all'amministrazione di dotare i comuni di parchi giochi inclusivi, perché molto spesso le amministrazioni pubbliche tendono ad costruire in realtà una singola giostra all'interno di un parco non inclusivo, una singola giostra per bambini con disabilità. In realtà il garante per l'infanzia nazionale ha definito tale soluzione non è idoneo, in quanto da un lato la struttura non viene utilizzata dai genitori con bambini con disabilità, per cui si espone a degrado. Inoltre ciò può portare il rischio di isolamento al bambino con disabilità, perché poi i genitori dei bambini normodotati non mandano i loro figli a giocare in una giostra che non è nemmeno in regola con le norme di sicurezza. A quel punto lì le soluzioni più idonee da adottare, di cui ci ha dato nel mio libro, è quella di creare un parco gioco completamente inclusivo in cui ogni giostra sia universalmente accessibile, dove chiunque possa giocare, così, sia per i bambini ovviamente normodotati, che... sia per chi ovviamente ha delle complicazioni e ha bisogno anche il bimbo che ha questi problemi di poter interagire con questi bimbi, poter creare feeling e armonia con gli altri bimbi. Sì, questo è fondamentale. Anche adesso non sono uno psicologo, però comunque un esperto di psichiatria infantile, però comunque fondamentale per la socializzazione tanto dei bambini con disabilità quanto comunque dei bambini normodotati, perché crescendo con un bambino con disabilità si abituano a non commettere comportamenti, a non commettere atti discriminatori, poi in futuro cresceranno senza avere problematiche di bullismo. Sì, di bullismo, sì. Ovviamente, insomma, diciamo che è un argomento particolarmente presente. Molto presente, per il quale non esiste ancora una norma penale specifica nel nostro ordinamento. Ma speriamo che, insomma, con gli anni le cose possano migliorare. Sì. Ringraziamo il nostro ospite Marco Panini di essere stato con me, colpo d'occhio. Sì, grazie a voi, grazie a tutti. Sarò contento se qualcuno... Facciamo vedere un'altra volta il libro. Buon...
buone pratiche sulla degli ministra. enti locali sulla disabilità su Sì, su Amazon. Amazon, esatto, se sono contento se gli amministratori pubblici vorranno adoperarlo. Sono convinto che anche l'amministratore pubblico più informato, aggiornato sulla normativa possa trovare dei consigli davvero utili per impegnare l'amministrazione comunale e perché no, per trarre. Una comunità anche più forte, con dove ci sono delle debolezze, ci possono essere così dei punti di forza. Esatto. Ma anche volevo dire beneficio per la propria immagine, Quello perché sì, per essendo essere esposti regolati. pubblicamente, quando si fanno comunque degli atti nei confronti dei più fragili, poi ne trae giovamento. Dunque, per Natale, questo Sì. bellissimo libro. Chi lo vuole comprare, amministratori, le persone come noi, perché no? Una mano lava l'altra. Esatto. Dunque, vi lasciamo con questo libro, con Marco, con tutti voi spettatori, vi auguriamo una buona serata e grazie di Tanto averci buone seguito. feste. Grazie e Ok. buone feste. Grazie. Arrivederci.